Buongiorno e benvenuti nel secondo vlogmas. Allora, questa è una notizia bomba perché fuori nevica. Adesso non so se si vede, ma tanto ve la farò vedere bene. Devo farvi vedere un bel po' di cose, per cui questo vlog non sarà. Non faremo l'albero piccolo nuovo in questo vlog, ma lo faremo nel prossimo vlog perché ho fatto acquisti anche non natalizi e dato che voglio farveli vedere, allora in poche parole vi faccio vedere cosa abbiamo acquistato, cosa ho comprato e farvi vedere anche quanto nevica. Comunque, dato che questo vlog di sicuro durerà tanto, perché le mie solite parole a dire faccio i vlog di 10-15 minuti è impossibile, perché i vlog non puoi cioè, sapere quanto durano, perché dipende da quello che registri. Per cui scusate se veramente non durano. Meno di 15 minuti. L'altro vlog è durato 16 minuti invece di durare 15. Scusate se per caso durano troppo, però in certi tagli ovviamente non posso farli perché sennò tanto vale. Comunque vi faccio vedere cosa ho comprato, sia natalizio che non, che potrebbe interessare a molte di voi. E se vi domandate come mai sono vestito uguale all'altro vlog e perché, devo fare una foto molto bella che però la vedete su Instagram. Tutte le foto che faccio per Natale, ovviamente natalizio, ve le lascerò sul mio Instagram. Per cui se ancora non mi seguite, seguitemi. A me mi fa male il braccio. Adesso cade giù il telefono. Comunque, se non mi seguite su Instagram, seguitemi perché lì farò tante foto e vi farò vedere tutte le foto. In più, dato che i giorni festivi io non pubblico, tipo l'8 di dicembre io non ho pubblicato perché era festa, però ho pubblicato mercoledì e dato che volevo pubblicare anche il vlog il giorno dopo, anche se avete visto quello di Gratta e Vinci, che ovviamente non è natalizio, ma dovevo metterlo, se no dopo mi restava lì troppo. Allora, scusate se avete due video insieme e non staccati. Detto questo, no, volevo dire di seguirmi su Instagram perché poi a Natale, la vigilia e i giorni festivi pubblicherò le cose che farò lì. Invece qua non pubblicherò niente perché giustamente vorrei anch'io stare, diciamo, in famiglia, eccetera. Anche se è un periodo un po' brutto perché dato per questa situazione qua, giustamente è difficile festeggiare anche con altre persone. Comunque, vabbè, l'importante è di star bene. Detto questo, vi faccio vedere cosa abbiamo preso, acquistato. Iniziamo questo vlogmas 2. Iniziamo a farvi vedere quanto è bella la neve e quanto ha nevicato. Beh, non tanto tanto, però un po' ha nevicato. Allora, i primi acquisti sono praticamente questi, che sono troppo belli. Credo che c'è il prezzo, no, l'ho staccato. Dovrebbe essere 10 euro l'uno, se non mi sbaglio. Comunque, questo qui, che è molto carino, non c'è il prezzo, no. E poi questo.
Volevamo prendere quello grande, solo che non l'abbiamo trovato, alla fine non l'abbiamo preso. Comunque, questi due sono i primi acquisti che abbiamo preso. Ovviamente ci sono anche le luci nuove che ho messo fuori, che l'avete già visti nella clip. Comunque, ho già messo le luci di Natale nuove che abbiamo preso, per cui abbiamo preso dai cinesi quello e questo qua. E per non cambiare, ovviamente, la neve. È bello che nevica, nevica, nevica. Che bello quando nevica. Vi faccio vedere gli altri acquisti. Vi faccio vedere cosa abbiamo acquistato da Acqua e Sapone. Questa è la rivista e qua ovviamente c'è dentro di tutto. Però questo qua ve lo faccio vedere dopo. Prima vi faccio vedere gli acquisti. Allora, i prezzi non le so perché c'ha lo scontrino mia mamma, per cui non ve le posso dire. Forse qualcosa mi ricordo. Abbiamo preso la candeggina, questa qua, di 5 litri. Scusate se siete storti, ma in bagno non posso neanche farvi vedere bene perché non ho il cavalletto giusto. Poi ha preso questo qua, che è il sale per lavastoviglie, che questo qua però va giù, non ho capito perché l'ha messo qua. Comunque, poi ho preso i guanti Comfort Extra. Questi qua sono nuovi della Vileda, hanno praticamente boh, una gomma dentro che assorbe, boh. Però vi farò sapere se mi trovo bene, perché questi li uso sia per il primo bagno che il bagno di sotto, in poche parole. Poi abbiamo preso questi della Dash. Questi me li ricordo. Allora, costano 7,50 euro invece di 12 euro. Sono 62 pastigliette per la lavatrice. Ovviamente sapete che io prendo solo queste, quelle della Dash o della Ditsan. Io di solito mi trovo bene con la Dash, che è la migliore marca secondo me. Invece l'altra, che è la Ditsan, non tanto. Comunque questi, che erano quegli altri salvacolore, che avevo già preso, ovviamente. Poi ha preso questi qui, Ambra. Questi erano in promozione, ovviamente voi non so quando vedete questo vlog, ma credo che passeranno almeno 2 settimane, probabile, solo per fare questa clip in poche parole. Ha preso Ambra, che è questo qua, che è nuovo, sempre della Dash, di 62. Calcolate che sono 7 euro e qualcosa di queste confezioni. Sempre un'altra uguale, ne abbiamo presi tre. Poi ha preso questo che è per i piatti. Questo qua è la ricarica aceto al limone. Questo l'abbiamo pagato 1,25 euro in promozione, sono 2 litri. E ha preso questo qua e un altro che sono due. E poi per finire questo, che è la stessa cosa per il sale della lavastoviglie. Queste qua non mi ricordo quanto le ho pagate, ma erano tutte scontate a poco prezzo. E non è male, secondo me, come prezzi. Per cui vi consiglio di andare Acqua Sapone perché lì c'è risparmio anche tanto. C'è tanto risparmio. Comunque, secondo me queste sono le migliori.
Infatti abbiamo preso questi qua. Questi sono stati gli acquisti che abbiamo fatto a quel sapone. Poi ci sono, stati altri che sono sempre doppioni, però non, vabbè, inutile farveli vedere. Semmai ve lo farò vedere a pezzi in un vlog normale. E poi vi faccio vedere gli altri acquisti che abbiamo preso. Praticamente piano piano vi farò vedere tutto quello che ho preso in un vlog, perché diciamo che anche se è un vlog natalizio, però non so, per chi è interessato per quello che compriamo, almeno ve l'ho fatto vedere. Oltre a acqua e sapone che vi ho fatto vedere, siamo andati anche da Maxi Zoo, perché dovevo comprare il regalino anche al mio cane e vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, lo scontrino è questo. Ho recuperato anche lo scontrino di acqua e sapone che vi faccio vedere i prezzi. Allora, abbiamo speso 96,60 euro. Abbiamo speso, vorrei intendere, con mia mamma, per quello. Allora, io ho preso la carota, questa qua che è troppo carina che suona. Questa suona, però se io adesso faccio suonare, dentro c'è il coso che suona. Però se io adesso la faccio suonare, dato che il mio cane è qua vicino che sta dormendo, alla fine si sveglia e poi dopo lo vuole, per cui è meglio di no. Comunque vi assicuro che suona. L'ho pagato 1 euro, perché a Maxi Zoo c'era l'offerta di tutti i giocattoli a 1 euro, cioè i giocattoli che c'erano lì. Questa qua che è molto carina, questa glielo faccio per Natale. Io ho preso i biscotti, che è 1 chilo di biscotti. Se riesco a farvele vedere, praticamente sono tutti questi, sono così, poi ce n'è uno così, poi così, poi ce n'è altri due così. In poche parole, 4 euro un chilo di biscotti di tutti i gusti. Lei ne va pazza di questo, infatti io mi trovo bene e poi conviene, per cui in poche parole abbiamo preso anche quello. Poi gli abbiamo preso un altro gioco, sempre che suona, perché lei gli piace i giochi che suonano, che è questo con le palline che suonano, però anche questo non posso farlo suonare. Se riuscirò, vi metterò la clip su Instagram dove il mio cane scarta il regalo e si diverte a giocare. Se riesco ve la metto su Instagram, perché dipende dal casino, da quello che c'è. Per cui questo invece l'abbiamo pagato 5,49 euro. E poi ha preso un'altra pallina, quella di plastica, non di plastica, di gomma mi sembra, che però l'ha pagata 1 euro, e quella l'ha rotta subito, gliel'abbiamo già data perché tanto non durava chissà quanto. E questi due sono i regali del mio cane, che il prezzo e lo scontrino è questo qua. La luce fa cagare, in poche parole, perché uno, non c'è il sole, due, qua è sempre buio, tre, c'è la neve che vedete nelle finestre, per cui diciamo che non si vede niente, per cui scusate se è pessimo. Però comunque voglio far vedere lo scontrino di acqua e sapone, che in totale è 82,93 su quasi tutte le cose che vi ho fatto vedere. In poche parole, adesso non so se si vede questo. Allora, il Dash 7,90 euro, poi
Adesso qua io non so perché. Poi abbiamo preso la carta da forno a 1 euro. Abbiamo preso lo svelto per i piatti, aceto al limone, 1,25 euro. Altri dash da 62, 7,90 euro. Poi abbiamo preso delle spugne lavaforno, 2,49 euro. Delle spugne, no, le spugne le abbiamo prese. E poi abbiamo preso anche il lavaforno, Mister Lavaforno, no? A 2,49 euro, che poi farò un video a parte e vi farò vedere se il prodotto funziona, ne vale la pena oppure no. Comunque vabbè, corcio perché sennò sto video dura troppo. E niente, queste praticamente sono le cose che abbiamo acquistato. Non so se si vede, ma di sicuro non si vedrà niente. I prezzi sono questi. Scusate per la qualità, ma non posso farci niente. E poi velocemente volevo farvi vedere questo qua di acqua e sapone, che c'è praticamente il volantino, che è questo, dove avete anche in omaggio una tovaglia per Natale dal 12 al 13 dicembre. Questo vlog lo vedete il 10, ovviamente. Anche se io sto registrando prima perché devo fare un bel po' di cose. Comunque, non so perché, ma si apre così e ci sono tutte le queste qua, che se non sbaglio sono anche scontate. Per fare i regali di Natale, secondo me, è ottimo. Adesso ho fatto un casino, devo essere un po' più veloce perché sennò solo per farvi vedere dei prodotti sono 20 minuti di video. Comunque niente, questo è il libricino, ci sono diciamo tutte queste cose qua. Pensavo che c'era qualcosa di Natale, ma ce ne sono poche. E in poche parole tutte queste qui, adesso si vede male giustamente. E niente, queste sono state le cose che abbiamo preso. Spero di non dimenticare niente. E dato che mi ero dimenticata nell'altro vlog a aprire insieme a voi la casellina numero 1, apriamo la casellina numero 2 e anche le altre, perché voi questo vlog lo vedete il 10. Io ho già detto nell'altro vlog che non facevo ogni giorno perché per me è pesante e poi non ce la faccio. E per cui, dato che non registro tutti i giorni di dicembre, registro due volte barra tre, dipende dal vlog se riesco. Ovviamente quelle che non abbiamo ancora aperto le apriamo tutte, per cui in poche parole dobbiamo aprire fino alla 10, dalla 1 alla 10 per forza. E poi le altre le apriamo nei prossimi vlog. Comunque, iniziamo dalla casella numero 1, che è questa qua. Ovviamente sono cioccolatini, per cui c'è dentro, troviamo i cioccolatini. Allora, se riesco ad aprirla. Allora, abbiamo trovato una stella. Almeno, dovrebbe essere una stella. Sì, c'è anche... Che carina! Questa è la casella numero 1, per cui ce la possiamo mangiare. Buono. Già, non sono un granché, però. Poi, casella numero 2, che è qua. Ovviamente, dato che è 1, lo divido con il mio fidanzato. Per cui facciamo un cioccolatino a testa. Ma questo è più carino, l'orsetto con l'albero di Natale, questo qua. Le vuoi i cioccolatini? Allora te li lascio qua. Ed è così. Casella numero 3, facciamo veloce perché sennò qua dura troppo il video. Il bello è che non ci vedo niente. La 3.
troviamo questo. Non riesco mai ad aprire. Ok, una scarpetta con dentro dei cioccolatini, anche questa è molto carina. Per cui questa me la mangio. Qui. Poi troviamo questo, che è un portafortuna, e se lo mangia lui. Poi la 5 è qua sopra, ovviamente non riesco a vedere. Ok, qua. Che cos'è? Una candela fatta così. Poi 6. Troviamo un, adesso non mi viene il nome, comunque questo, che non si capisce. Vabbè, allora ovviamente non è che li mangio tutti io, perché li sto dando anche a lui. Allora, la 6, la 7, che è un po' complicato perché qua non vedo niente, è anche buio. Allora, la 7 è un fiore carino, che è questo qui. Questo è bello. 8. Uno scoiattolo. Che bello. Non so se si vede, ma credo di no. Però non è giusto, perché a lui trovano i cioccolatini più belli e a me no. La 9 e poi l'ultima, la 10, perché poi dopo andremo avanti con i vlog ad aprirli. Questa è la 9. Non esce, ok. La 9 è questa, che è una slitta con i regali, molto carina. L'ultima, che è la 10, che ovviamente vedete questo vlog 10, troviamo un pesciolino molto bello, che è questo qua. E l'ultimo lo mangio io, invece gli altri se li mangia lui. Ovviamente poi gli altri li apriremo nei prossimi vlog. Allora, in questa settimana, dato che voi vedete il vlog alle 10, scusate se questo vlog davvero dura tanto, però dovevo farvi vedere le cose, così almeno non ci penso più. La cosa che cambia è che ho spostato il giorno di martedì a mercoledì, ma a parte che vi ho già avvisato e vi avviserò sempre sulla community di YouTube o su Instagram. Ok, questo vlog era un po' particolare, per cui niente, abbiamo comprato anche la carta igienica, l'abbiamo presa su Amazon, e se non sbaglio erano 86 rotoli, che avete visto la scatola eccetera, per cui abbiamo comprato anche la carta igienica e niente. Detto questo, che di sicuro è durato molto di più questo vlog oggi, il prossimo vlog faremo l'albero quello piccolo, che tanto quello ci metterò poco, dato che è piccolino, in poco tempo lo faccio subito. E niente, per...